Allora, intanto vi voglio, diciamo, no, io sono una ricercatrice e presenterò due esperienze dirette. E la presentazione è divisa, diciamo, è condivisa con l'altra mia collega, la Virgilia Toccacelli, che è qui in sala, che si occupa degli aspetti più legal, social and ethical della ricerca che noi facciamo qui in istituto. Allora, presento appunto due esperienze dirette. Una è uno studio di carattere proprio clinico e epidemiologico che è stato fatto in tempi anteriori all'entrata in vigore del codice in materia di protezione dei dati, ed è stata una ricerca molto molto interessante che non sarebbe stata potuta, diciamo, non avrebbe avuto, sarebbe stata fatta lo stesso, ma non con i tempi rapidissimi con le quali abbiamo condotto. Invece l'altro è uno studio di popolazione, sono quelli di cui più maggiormente noi ci occupiamo, che invece è stato fatto, diciamo, è iniziato 4-5 anni fa ed è naturalmente, diciamo, sotto tutti quanti, rispetta tutti quanti i requisiti dell'autorizzazione del garante e anzi in qualche modo ha anche, come dire, anticipato l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici, che poi è quella che ci interessa in questa sede. Allora, primo studio, siamo alla fine degli anni 90, un gruppetto di pediatri diabetologi viene in istituto e aveva bisogno un po' di, come dire, di aiuto nell'analisi dei dati che riguardavano un diabete insorto nel primo anno di vita. Allora, voi sapete, parlo per, diciamo, soprattutto i non medici, che a quei tempi, diciamo, ci stava questa divisione, un po' una divisione tra il diabete infantile, quello pediatrico era di tipo autoimmune, e il diabete invece, cosiddetto dell'adulto alimentare, c'era proprio una specie di muro fra i due diabeti. E questi invece erano bambini che presentavano la patologia, diciamo, insulino dipendente prestissimo, che però avevano delle caratteristiche abbastanza strane, perché non tutti, per esempio, avevano gli anticorpi di autoimmunità. Allora, la prima cosa che noi abbiamo fatto, noi epidemiologi ci piace fare i disegnini, abbiamo fatto semplicemente una curva che è questa che vedete, abbiamo fatto la distribuzione dei casi, questi sono 100, più di 100 bambini. Tra l'altro non bambini soltanto, perché erano anche dei ragazzini già abbastanza grandi, in cui però il diabete era insorto appunto nei primi mesi di vita. E questi, per esempio, sono 10 casi entro il primo mese, altri 10 casi entro il secondo mese di vita, e andando a fare questo grafico viene fuori questa cosa abbastanza interessante, per cui poi qui considerate che se andiamo a mettere gli altri, a considerare gli altri bambini in cui il diabete era insorto più tardi, questa cosa saliva, no? E qui c'erano veramente tutti quanti i diabeti di tipo autoimmune, ma ci ha intrigato moltissimo questa parte qua. Allora, che cosa abbiamo fatto? Con i dati a disposizione diciamo, che erano arrivati questi con questo dischetto, e abbiamo visto che altro tipo di informazioni ci avevano. E la cosa interessante è che abbiamo guardato, per esempio, il peso alla nascita. E nei bambini con diabete insorto nei primi 6 mesi, questi erano bambini tutti quanti con basso peso alla nascita, gli altri invece pesavano almeno 600 grammi più di peso, c'avevano. E ancora, la cosa si faceva sempre più interessante, siamo andati a vedere la distribuzione dei casi geografica. Voi sapete che in Italia c'è questa cosa abbastanza interessante, per cui la Sicilia è diciamo, un posto in cui c'è un'incidenza altissima di diabete tipo 1, mentre il resto d'Italia c'è un'incidenza. E allora, se andate a vedere, se mettendo, diciamo, nei primi 60 giorni, nei primi mesi, nessuno in Sicilia e alcuni, diciamo, nel resto d'Italia, andando avanti, dopo nei primi 3 mesi, solo un caso in Sicilia, nei primi 6 mesi solo un caso in Sicilia, e poi in Sicilia, in Sardegna, e poi invece arrivano gli altri casi. Quindi era pure abbastanza intrigante questo fatto che il diabete nei primi 6 mesi di vita di fatto non era ben rappresentato in Sardegna come pensavamo.
facciamo i marker di autoimmunità, quindi a questo punto cosa succede? Cominciamo a chiedere un po' di campioni di sangue. Alcuni centri si causano prima, altri un pochetto di meno, ci vuole un pochino di tempo, però facciamo questo lavoro e di fatto nei primi 6 mesi di vita di nuovo negativi e dopo invece cominciamo i marker. A questo punto la cosa interessante da fare era proprio andare a vedere, abbiamo diviso i nostri gruppi di diabetici, questi bambini, cioè i famosi 101 bambini, cioè 111 bambini, di cui però soltanto di meno la metà avevamo i campioni biologici, siamo andati a vedere qual era la frequenza di marcatori di suscettibilità al diabete di tipo 1 e l'abbiamo confrontata con i risultati di uno studio che era stato fatto poco prima, sempre in Italia, perché è chiaro che uno deve confrontare popolazioni analoghe, e la cosa che abbiamo visto è che nei bambini che avevano in cui il diabete era insorto dopo i primi 6 mesi c'erano delle frequenze molto simili di marker di suscettibilità a quelli dei diabetici veri. I diabetici hanno 2 o 4 markers molto alti, mentre invece nella popolazione di bambini in cui il diabete era insorto nei primi 6 mesi, questi, se vedete, sono molto simili ai campioni di controllo. Allora, questa cosa qui di fatto ci ha permesso subito di non solo di pubblicare un lavoro che lo scopo della clinica, però anche è stato interessante perché è stata anche rivista la classificazione del diabete secondo questa nostra indicazione, la classificazione internazionale. Quindi è esistito un diabete diagnosticato nei primi 6 mesi di vita, non autoimmune. Che cosa succede a questo punto? Cominciano tutta una serie di lavori, tutto nel resto del mondo, per cui cominciano a uscire fuori dei geni che provocano il diabete insulino dipendente non di tipo autoimmune, e nel 2005, quando noi avevamo appena finito di fare quel lavoro lì, avevamo cominciato già a fare un pochino stavamo ancora continuando a caratterizzare per l'HLA tutto il resto del campione, esce fuori questo articolo in cui si dice che una certa mutazione, questa KIR6, che è una mutazione che ha a che fare con la regolazione della secrezione dell'insulina, apre e chiude i canali del potassio nelle cellule pancreatiche, e quindi riguarda la regolazione dell'insulina. Non solo, ma entra anche nel sistema nervoso centrale e nel tono muscolare. I bambini con questa mutazione KIR sono dei bambini che non solo non producono insulina, ma sono anche ipotonici, e quando diventano un pochino più grandi hanno attacchi di epilessia. Lo stesso gruppo inglese che aveva trovato questa mutazione subito dopo sperimenta proprio che un farmaco, che è questa impronunciabile glibenclamide, che è un ipoglicemizzante orale, poteva essere, che viene dato invece agli anziani, cioè agli anziani al diabete di tipo 2, quindi non ha, poteva far funzionare far ricevere l'insulina ai bambini con mutazione dei canali, con questa mutazione. Allora, cosa succede? Che immediatamente tutto questo gruppo riprende tutti quanti questi campioni che, badate bene, non erano stati dati per fare questo tipo di analisi, li riprende, li ricentralizza, li porta presso il professor Barbetti, che era a quel momento, mi sembra che lavorasse col Bambino Gesù e poi è andato a Tor Vergata, se non me lo ricordo benissimo. Comunque lui, Barbetti, trova tra questi bambini quelli che hanno la mutazione KIR e comincia una cosa meravigliosa, che è quella di, intanto a Napoli viene preparato in forma galenica questo farmaco, questo glibenclamide, e il
dottor Dario Riofusco, che era questa, veramente è stata l'anima di tutto questo studio, comincia prima con i suoi e poi si fa il giro di tutta Italia per di fatto svezzare dall'insulina questi bambini o anche ragazzi, erano a questo punto, che erano costretti a 4 iniezioni al giorno. Invece in un paio di mesi li svezza dall'insulina e questi cominciano non solo a non avere bisogno delle induzioni, ma comunque gli aumenta il tono muscolare, cominciano a camminare, quindi è veramente una cosa, diciamo, quasi miracolosa. E questa è la immagine di una bimba che appunto era praticamente, appunto non camminava, invece poi addirittura va a sciare. Da un punto di vista scientifico, tutto quel gruppo di campioni di cui disponevamo viene a quel punto, diciamo, insieme ad altri consensi, ad altri gruppi di lavoro, vengono utilizzati per scoprire una serie di geni comunque responsabili del diabete di tipo 1, e questa è la parte scientifica. Chiaramente questa cosa qua è una cosa che è stata fatta tanto tempo fa, non è stato chiesto permesso a nessuno. Certamente quando poi sono state fatte sono state individuate le mutazioni KIR, che erano quelle che non tutte quante potevano essere trattate con la glibenclamide, e poi si è andata a colpo sicuro, si sono rintracciate le famiglie, si è spiegato che cosa. Quindi questa è una cosa. L'altro punto è che non è soltanto la storia dei campioni, ma anche tutto quanto questo giro di informazioni. Io me lo ricordo, giravano cartelle cliniche, facevano, insomma, è vero che erano altri tempi. E la stessa cosa si sarebbe potuta fare, non è che non si sarebbe potuto fare lo stesso, certamente i tempi sarebbero stati diversi. È vero però che con una, diciamo, pensando a una normativa, una consuetudine, una bella well practice, come volete chiamare, per cui si pensa in anticipo a che cosa si può fare, a che cosa, diciamo, in maniera non troppo ristretta, ecco, comunque con i campioni naturalmente lo stesso potremmo comunque accorciare i tempi. L'altro studio che vi propongo invece è uno studio di popolazione, e qui si tratta di questo qua è stato, abbiamo, diciamo, sono 10 anni di fatto, forse non 10 anni, che abbiamo cominciato a proporlo per finanziamenti. Finalmente nel 2008-2009 ce l'ha finanziato il Ministero della Salute, e si tratta di una coorte di bambini arruolati alla nascita, mamme e bambini, in 5 a questo punto, 6 punti nascita, per un totale di 3.000 bambini. Adesso sono 6 tutti quanti arruolati, e arruolati è brutto questo termine, non so, partecipano allo studio circa 3.000 coppie mamma-bambino, e i campioni biologici. Tutta la gestione dei campioni biologici, a parte anche altre parti dello studio, la abbiamo curata noi all'istituto, e la parte anche naturalmente di consensi, di privacy, eccetera. Questo è uno studio veramente importantissimo, perché ne parlavamo stamattina, no? A questo punto i follow-up, gli studi follow-up sono quelli che ci consentono veramente di monitorare non solo di monitorare la salute, ma di, diciamo, tracciare quelli che sono i cambiamenti. Voi considerate che di questi bambini ci abbiamo appunto sangue del cordone, sangue della mamma, ci abbiamo le goccioline di sangue su carta bibola, abbiamo tantissimi materiali. L'abbiamo seguiti adesso per quasi 4 anni, al quarto anno stiamo cominciando a fare le visite cliniche, che riguardano la parte neurologica, la parte li pesiamo, ci hanno degli acceleratori, insomma. Ora questi qua sono studi che non è che siamo noi nell'istituto, li facciamo da soli, ci sono tutto il mondo, li fa tutta Europa, e l'importante è proprio partecipare insieme a questi altri gruppi, perché i nostri 3.000 sono parecchi, ma non sono mai abbastanza per poi poter fare studi più approfonditi. Allora, questi qua sono i centri nascita, ve l'ho già parlato. Abbiamo dovuto affrontare delle sfide enormi, perché sì, noi abbiamo un'esperienza di banche biologiche, però in questo caso qui non era soltanto la banca biologica, ma era anche tutta la collezione dei campioni in giro per tutta Italia. Quindi
Per dirvi, abbiamo preparato come si chiamano, le bustine con tutti quanti, le provette, le istruzioni, i codici, tutto quanto, e l'abbiamo mandato in tutti i punti di nascita. Poi c'è tutto un sistema di tracking delle informazioni sia epidemiologiche che riguardano proprio la gestione del campione, e sono, diciamo, queste informazioni stanno in due punti diversi. La parte dei campioni, le informazioni dei campioni sono in istituto. La parte invece dei fattori di rischio, della parte clinica, la gestisce il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio. Quindi così abbiamo anche i due database separati. E in istituto c'è la conservazione del materiale biologico. Abbiamo cominciato, e quindi questa è stata la grossa sfida che, insomma, finora l'abbiamo abbastanza vinta. Certamente adesso se ne è parlato tanto oggi della sostenibilità delle banche, perché non è soltanto un problema, se chiudo subito, e strumento principale per la parte, diciamo, etico-sociale è proprio stato il consenso. Ora, io ho, poi per chi volesse, ho proprio tutto quanto, queste soltanto le domande che riguardano il consenso, ma c'è tutta la nota informativa prima. E voi vedete che abbiamo strutturato il consenso in due parti: una parte che riguarda la parte più, diciamo, di dati correnti epidemiologici, e un'altra parte che riguarda soltanto i campioni. E vi vorrei far notare che qui abbiamo chiesto anche, questo è abbastanza innovativo, l'accesso ai dati che vengono dagli archivi del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi noi siamo in grado, per questi bambini, di poter, diciamo, utilizzare anche le informazioni che riguardano l'ospedalizzazione, il pronto soccorso, eccetera. I bambini sono, si parlava di come uno riesce a catturare questa gente e farla e continuare a farla stare nella ricerca. Chiaramente qui è una popolazione abbastanza particolare, forse donne giovani, le mamme. Funziona benissimo il sito, funziona la pagina Facebook, funziona Twitter, funziona Instagram, funzionano tutti quanti questi mezzi, e di fatto, diciamo, si è veramente creata una community. E credo che questa è una cosa da esplorare, no? Poi anche per gli aggiornamenti dei consensi. Naturalmente partecipiamo a una serie di progetti europei con questi dati. Qui voglio ringraziare naturalmente Ria Fusco che ci ha dato appunto molto del materiale, i genitori dei bambini di tutti e due studi, e poi voglio soltanto dire una piccola cosina, 3 secondi, che alla fine della tutta la storia del KIR, una signora si presenta dal dottor Ria Fusco a Napoli e chiedendo la cartella clinica. E lui si preoccupa, dice: ma come, signora, abbiamo curato il bambino, adesso sta bene, ma lei vuole la cartella clinica per andare da un'altra parte? Dice: no, dottore, io voglio la cartella clinica perché la devo portare per il processo di beatificazione di Padre Pio. Dice: signora, ma non è Padre Pio, qui è la scienza che è andata avanti. No, dottore, è Padre Pio che a voi scienziati vi ha aperto la testa. Questa è stata una cosa che mi ha